i ringraziamenti che sono tutt'altro che rituali al team della Fondazione Trussardi, in particolare a Beatrice Trussardi, un team tutto femminile, manco farlo apposta, Beatrice Trussardi, Barbara Roncari, Roberto Penconi, Lara Facco, Giulia Cappellini, Nicola Brambilla, che hanno lavorato veramente giorno e notte, soprattutto nelle ultime settimane ad allestire la mostra, e anche Denise Solenghi, Natalie Brambilla, Susanna Rivenzi e Alessandra Santerino. Sono veramente grato a tutti loro, non sono potuto essere lì, ma ci siamo collegati ogni giorno ed è stato anche bellissimo farlo a distanza, e sono state bravissime, quindi veramente sono grato a tutti loro. Un ringraziamento anche veramente sentito all'assessore del Corno, alla città di Milano, al comune di Milano, e allo staff di Palazzo Reale, e in particolare alla dottoressa Ziglioli, il dottor Arduini, custodi e le guardie del museo. E infine concludo con i ringraziamenti, anche un ringraziamento a Butterfly, Volume e Way, che si sono occupati dell'allestimento della mostra, e un grande ringraziamento ad Anna Boccaccio e il gruppo BNL per il loro supporto. Come si vede, fare una mostra, per fare una mostra non bastano una mamma e un papà, ci vogliono famiglie assai più allargate e anticonvenzionali. Come vi ha appena detto il dottor Piranha, purtroppo non sono lì con voi oggi perché sabato mia moglie e io abbiamo avuto un bambino, e in un certo senso forse vale la pena cominciare da questo evento, cioè partire dalla fine e dalla domanda che già qualche giornalista mi ha fatto in questi ultimi giorni, ovvero: sarebbe stata diversa la mostra se il bambino fosse nato prima, e che cosa ho imparato da questa esperienza? Allora, innanzitutto posso dire, e non voglio cadere, come dire, nella biografia, però certo uno degli insegnamenti del femminismo è quello slogan, quella frase che il personale è politico, quindi non posso esimermi, insomma, di confessare anche la mia biografia mentre vi racconto questa mostra. Ecco, se forse se Giacomo fosse nato prima, forse la mostra sarebbe stata più sdolcinata, più dolce, cioè, meno ruvida, ma d'altra parte, dopo aver assistito a un parto, direi anche che le premesse della mostra non sono affatto cambiate, perché mi è più chiaro che mai che il vero sesso forte sono le donne. Questa mostra analizza l'iconografia e la rappresentazione della maternità nella storia dell'arte e della cultura visiva del Novecento. Partendo dalla rappresentazione della maternità, la mostra insegue tanti altri percorsi, intrecci e snodi che mettono in scena soprattutto la relazione tra i sessi, i generi sessuali, tra desideri. La Beatrice è una mostra che, per riassumere in maniera molto sintetica, racconta il rapporto tra le donne e il potere nel corso del Novecento, il potere che hanno conquistato. Quando la mostra inizia nel 1900, praticamente tutte le democrazie occidentali rifiutano alle donne il diritto al voto, quindi da una parte la conquista del potere, e dall'altra il potere negato, spesso, ahimè, potere negato dagli uomini, e soprattutto il potere generativo di donare la vita, non solo il potere quindi sugli altri o di interrompere la vita, che ahimè è una specialità degli uomini, ma piuttosto di generarla, trasformarla, e così facendo trasformando il mondo, o, per rubare le parole a Alighiero Boetti, mettendo al mondo il mondo. Tra i libri che hanno accompagnato la ricerca di questa mostra c'è un libro straordinario, ahimè fuori stampo ormai in Italia, che si chiama Nato di donna, di Adrienne Rich, una scrittrice americana molto legata alla storia del femminismo americano degli anni 70. E Adrienne Rich apre il suo libro con una constatazione semplicissima, ma di una semplicità disarmante. Dice: tutta la vita sul pianeta Terra, tutta la vita umana è nata di donna. Ogni uomo e donna ha condiviso, conosciuto da bambino, la potenza della madre. L'unica esperienza condivisa universale di tutti gli uomini è quel periodo di mesi, uomini e donne, quel periodo di mesi passati nel grembo di una donna. E questa esperienza è sufficiente, continua Adrienne Rich, a spiegare i sogni, le leggende, i miti, l'idea di un archetipo di una grande madre onnipotente che attraversa la storia dell'umanità. Adrienne Rich comincia il suo racconto, ed è un racconto anche durissimo, come in un certo senso a tratti anche la nostra mostra, comincia il suo racconto con una citazione di Dante, che pone ad apertura della mostra, e dice: per trattare del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte, ovvero:
piuttosto per raccontare del bene della maternità, prima vi dovrò parlare di tutto ciò che è legato, che ruota attorno alla maternità e che certo o che forse non è bene. E questa prospettiva, questo punto di vista ci ha accompagnato nella preparazione della mostra, che come vedete è assai chiaroscurata e a volte drammatica, restituisce un'immagine quasi lunare della maternità, e il potere della grande madre si rivela appunto sia come potere generativo, ma anche il potere ultimo sul tempo, sulla terra, il potere insomma di decidere delle sorti di uomini e donne. Nel corso del Novecento, scrive Simone de Beauvoir in un altro libro che ha accompagnato la ricerca di questa mostra, che è il famosissimo libro Il Secondo Sesso, Simone de Beauvoir scrive: nel corso del Novecento tutti i ribelli si accaniscono contro l'immagine della madre, ovvero per moltissimi degli artisti nel Novecento e in questa mostra la madre è metafora e immagine della tradizione, della famiglia, dello status quo, del peso opprimente della storia, e quindi per reazione molto spesso gli anticonformisti e i ribelli si accaniscono contro la madre, e vedrete che nella mostra ne succedono anche di tutti i colori in questo senso. Naturalmente questa mostra, così come il libro di Adrienne Rich, e di nuovo è lei che parla e lei che cita, non è un attacco contro la famiglia o contro la maternità, piuttosto è forse una critica di come, si diceva negli anni 70, il patriarcato ha costruito una certa e specifica immagine della maternità. La mostra, come abbiamo ricordato Beatrice, l'assessore e il dottor Piraina, si snoda su 2000 metri quadri in 29 stanze, e è stata costruita come una sorta di grande album di famiglia. La potete attraversare naturalmente guardando solo le immagini, ma vi consiglierei, se possibile, di accompagnare da vista la lettura della brochure, perché proprio come in un album di famiglia le immagini di tanti individui ci rivelano le loro storie, e la loro biografia, le loro avventure esistenziali si intrecciano con la storia, con la S maiuscola, la storia del Novecento. Quindi è un modo per attraversare la storia del Novecento, la storia dell'arte e della cultura del Novecento, dal punto di vista di tante avventure individuali, e proprio come quando si sfoglia un album di famiglia, se mai qualcuno tuttora li sfogliasse ancora, visto che ormai sono soppiantati da telefonini e computer. Un'altra metafora con cui abbiamo spesso descritto la mostra è quella di, e in particolare l'allestimento, grazie ai bellissimi spazi di Palazzo Reale, è quella di una casa di bambola, per evocare il titolo del famoso dramma di Ibsen, che ebbe anche un ruolo importante nello sviluppo del pensiero femminista di fine Ottocento e del Novecento. Proprio come una casa di bambola, le opere si mescolano alle decorazioni e ai manufatti di Palazzo Reale, al decoro originale, quindi credo che anche questo sia un aspetto interessante della mostra, e che in un certo senso si ricollega anche alla storia delle mostre della Fondazione Trussardi, che si inseriscono in un tessuto storico che arricchisce anche la percezione delle opere. Non vi posso neanche raccontare l'intera mostra, perché è molto ricca, e preferisco che poi la scopriate da voi, però posso identificare forse 4 o 5 snodi importanti, capitoli importanti, che ci aiutano a riassumerne alcune delle linee tematiche che l'attraversano. Innanzitutto la mostra parte dal 1900, tecnicamente le opere più vecchie datano al 1897 e al 1896, si tratta rispettivamente delle fotografie di maternità di Gertrude Casebir e di un bellissimo piccolo film di Alice Louise Lachey, che è la prima regista donna e tristemente non famosa quanto i suoi colleghi maschi, i fratelli Lumière. Il 1900 è anche l'anno di pubblicazione dell'interpretazione dei sogni, quella bomba filosofica, intellettuale e concettuale che esplode proprio sul crinale tra 800 e 900 e trasforma completamente la percezione, la descrizione delle relazioni tra madri e figli, tra padri e madri, e trasforma l'immagine idillica della famiglia in un covo di tensioni e desideri repressi. Quindi si potrebbe dire che La Grande Madre, anche a partire dal titolo, è una mostra sulla psicoanalisi, ovvero da Freud, di cui presentiamo in mostra due piccoli cimeli che provengono dalla sua casa di Londra, a Jung, la cui presenza aleggia nelle sale
particolarmente all'inizio nell'archivio composto da Olga Freud e Capitan, e nel titolo stesso dell'esposizione, che è preso a prestito da un libro di Erich Neumann, anche lui sodale di Jung, e che proprio nelle prime pagine traccia un'altra immagine dell'esperienza umana che facciamo tutti al cospetto della madre. Neumann dice: il bambino esperisce in sua madre l'archetipo della grande madre, ovvero la realtà di un femminile onnipotente e luminoso da cui dipende totalmente. Ecco, le prime sale della mostra indagano questo potere luminoso attraverso le immagini non solo di artisti di fine 800 e 900, immagini bellissime come quelle dei sogni disegnati da Alfred Kubin o gli incubi disegnati da Munch, ma anche attraverso le immagini di Lucio Fontana, di Anna Mendieta, di Constantin Brancusi e di nuovo dell'archivio di Olga Freud e Capitan, artisti o dilettanti che si esercitano nel tentativo di cogliere appunto questa immagine primordiale che ritragga la madre nella sua potenza infinita. Da queste immagini emerge anche un altro tema cruciale della mostra, appunto trattandosi di una mostra che guarda anche alla psicoanalisi, è una mostra che ci racconta dell'inconscio, di come la maternità è stata rappresentata e percepita nell'inconscio, e per questo, come dire, è una mostra ricca di sogni, di desideri, ma anche di incubi e quindi anche di immagini a volte impressionanti o comunque che toccano l'oscurità dell'inconscio. Il secondo capitolo, credo molto importante della mostra, sono una serie di sale dedicate alle avanguardie storiche, in particolare al futurismo, dadaismo e surrealismo, come snodi in cui gli artisti si ripromettono di rinnovare non solo l'arte, ma la società in tutta la sua totalità, in ogni suo aspetto, dalla sessualità di nuovo all'inconscio, ai mezzi di produzione, e quindi nel caso appunto del futurismo, del dadaismo e del surrealismo emergono diverse percezioni e rappresentazioni delle madri, della maternità e della donna, ed emergono alcuni dei temi principali che si rincorrono attraverso tutta la mostra. Innanzitutto lo snodo cardine, ovvero il contrasto tra innovazione e tradizione. Nel futurismo l'immagine forse più lampante è quella di Boccioni, no? Il primitivo o di una sensibilità completamente rinnovata, come si definivano i futuristi, che però passa la vita a dipingere ritratti della mamma. Forse a Boccioni possiamo attribuire il titolo di primo mammone del Novecento. Attraverso l'altro futurismo si incontrano appunto scontri, dibattiti tra artiste donne e artisti uomini. Da una parte Marinetti, che proclama che il futurismo è fondato sul disprezzo della donna, e dall'altra Valentin de Saint-Pont, che rivendica invece la sessualità e la lussuria come un valore di forza. La relazione tra tecnologia, meccanica e desiderio è un altro degli snodi fondamentali nei capitoli iniziali della mostra dedicata al futurismo e al dadaismo. Vedrete tante macchine, tanti pupazzi meccanici, tante marionette, robot. Sono tutti momenti all'inizio del Novecento in cui gli artisti immaginano un futuro non troppo distante in cui le macchine domineranno il mondo e le macchine sostituiranno gli uomini, e sostituiranno gli uomini anche nelle loro attività sessuali e nella capacità riproduttiva. Francis Picabia pubblica un libricino che si intitola Figlie nate senza madri e immagina un mondo popolato da macchine biologiche. Marcel Duchamp, di cui abbiamo una serie di opere molto belle, crea quelle che chiama le macchine celibi, ovvero macchine che non sanno riprodursi, macchine onanistiche, e tutto all'inizio del Novecento è stracolmo di nuove anatomie immaginarie, di uomini che si vestono da donne, da macchine antropomorfe in cui appunto si mescolano meccanica e desiderio. Infine, del surrealismo abbiamo due sale credo molto ricche, con 50 collage di Max Ernst, due Salvador Dalì, opere di Breton, che, questo mi piace anche dirlo, appartengono alla collezione di Arturo Schwarz, quindi un grande milanese di adozione che ha dedicato tantissimo dei suoi studi al dadaismo e al surrealismo, e che tornano in questa mostra in prestito dal museo di Gerusalemme. Quindi opere, dicevo, appunto di Breton, di Hans Bellmer, e una stanza con una serie di capolavori di Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo e molte altre artiste vicine al surrealismo.
surrealismo. Nel surrealismo la donna viene osannata come musa, come essere soprannaturale, come porta d'accesso all'inconscio, salvo poi, vedrete, in una agghiacciante forza di Rey, trattarla sempre da attilografa o spogliarla per il sollazzo degli uomini. Eppure all'interno del surrealismo moltissime donne trovano nuovi strumenti per la propria emancipazione. E l'analisi delle avanguardie storiche ci offre, e a me anche personalmente ha offerto una sorta di piccola rivelazione, nel senso che da studente, quando si studia la storia dell'arte, non ci si appassiona molto a questi capitoli della storia dell'arte, perché sono sempre i ribelli, gli eterni adolescenti, però lavorando a questa mostra mi sono accorto che per gli uomini dell'avanguardia era assai facile fare proclami di libero amore o di rivoluzione, ma erano in realtà le donne delle avanguardie a pagare lo scotto di questi slogan. Cioè, vivere l'avanguardia da uomo era senz'altro più facile che viverla sulla propria pelle da donne, e nella mostra si è appunto dedicato il tempo a leggere le note che accompagnano le opere. Vedrete che ci sono anche storie drammatiche di madri che abbandonano figli per dedicarsi all'arte, perché purtroppo molto spesso attraverso il Novecento bisogna scegliere tra la carriera e la famiglia, e per le stesse ragioni purtroppo di molte di queste artiste rimane ancora poco, i loro materiali in alcuni casi sono riproduzioni, illustrazioni, sono relegate nella condizione di lavorare alle arti minori, perché i loro colleghi uomini si arrogavano il diritto di sedere al tavolo delle arti maggiori. Un altro capitolo fondamentale, spero che non vi stia annoiando, io non vi sento, quindi vado avanti come un treno e se ho parlato troppo. Un altro capitolo fondamentale è quello, diciamo, delle madri di guerra e dei totalitarismi, quindi della relazione tra Stato, patria, madre patria o padre patria, padri padroni, e sono in questi momenti in particolare in cui lo Stato spesso si arroga il diritto di decidere del corpo delle donne, e lo Stato scrive sui corpi delle donne la legge come nella macchina da tortura della colonia penale di Kafka, anche questa inclusa in mostra. Forse l'immagine simbolo di questo capitolo è il padre di Thomas Schulte, un padre alto, se non sbaglio, circa 4 metri, che sovrasta la stanza e come una sorta di inquietante presenza. La seconda parte della mostra ha come centro ideale Louis Bourgeois, che fa da ponte ideale tra le tensioni del surrealismo e le istanze dell'arte femminista dagli anni 60 in poi, o dagli anni 50 in poi, nel suo caso. Molte le artiste che si ricollegano in questa pagine a miti matriarcali riscoprono un passato in cui le donne regnavano sovrane. Tra queste possiamo ricordare Niki de Saint-Phalle, Annette Messager, Yayoi Kusama, Anna Mendieta, di nuovo Judy Chicago, Carol Schliemann e molte altre. In questa indagine tra appunto femminismo e arte contemporanea emergono anche altre linee di ricerca. Da una parte la riflessione sullo spazio domestico, come insomma già ci ricordava Virginia Woolf con la sua stanza tutta per sé, attraverso il Novecento, in particolare dal secondo Novecento in poi, in particolare all'interno dei movimenti di arte femminista, si indaga lo spazio domestico come spazio sia dell'oppressione della donna, o lo spazio dove ritirarsi in una sorta di nido o di rapporti idilliaco con i propri figli o i propri figli, e ci danno dimostrazione di questa ricerca sullo spazio domestico le opere di Mary Kelly, di Yoko Ono, di Martha Rosler, di Gary Extor e tante altre. Un altro capitolo, direi sempre all'interno della compagine femminista, è quella della critica sia della produzione, nel senso della critica del lavoro, cioè nei movimenti femministi degli anni 70 emergono spesso rivendicazioni contro l'oppressione delle donne come manodopera gratuita, e così all'interno della mostra si trovano immagini magari non immediatamente percepibili come una critica della produzione, ma ad esempio le opere di Sherry Levin, di Sturte, Vandilly Lozano, che sono artiste che si rifiutano di creare nuove opere e rifanno copie delle opere degli artisti uomini, apponendo il proprio nome alla firma. In un certo senso ci ricordano appunto che la storia dell'arte è spesso una storia di uomini, e che molte donne nel corso del Novecento hanno dovuto non solo fare il proprio lavoro, ma anche il lavoro di
scrivere la storia e di correggerla. Di questo rapporto conflittuale tra contemporaneità e storia ci parlano anche i bellissimi ritratti di Cindy Sherman, che si traveste e si mette in posa in una serie di celebri quadri del Cinquecento e del Rinascimento, o Rosemary Troche, due artiste emerse tra gli anni 80 e 90 che appunto riscrivono la storia da un punto di vista femminile. Gli anni 90 che ci accompagnano in un certo senso fino a oggi sono gli anni in cui emerge, cioè, da una parte una nuova concezione del femminismo, quello che appunto si chiama come la terza ondata del femminismo oppure il post-femminismo, ovvero un'idea di femminismo che non esclude necessariamente anche l'utilizzo di strumenti di seduzione o un sex appeal che magari veniva rifiutato negli anni precedenti, e dall'altra anche una rinnovata carica, se vogliamo, di rabbia o di ruvidità. Sono gli anni in cui si parla delle cosiddette cattive ragazze o delle riot girls in America, cioè c'è tutto un riferimento ora al femminismo come appunto ragazze arrabbiate o ragazze emancipate. Di questo ci parlano con una nuova sincerità ruvida e forse più aggressiva le opere di Renée Dykstra, che documenta immagini di madre a poche ore del parto, o Sarah Lucas o Marlene Dumas, o ancora Catherine Opie, il cui lavoro documenta la vita soprattutto di famiglie non convenzionali o comunque di famiglie gay nell'area di Los Angeles. Gli anni 90 segnano anche l'emergere di quello che nella storia dell'arte recente si chiama l'estetica del postumano, ovvero di quella combinazione di tecnologia e biologia che contraddistingue ormai le nostre vite. Vi parlo con due cuffiette nelle orecchie, senza essere neanche a Milano a distanza, e tutti noi abbiamo i nostri pacemaker, i nostri telefonini, quindi una tecnologia sempre più invasiva che promette anche di trasformare naturalmente le modalità di riproduzione, di parto. Di questo ci parlano più o meno metaforicamente le opere di Robert Gober, con una strana culla distorta, o di Kiefeld Meyer, in cui una scultura scruta il proprio grembo, le fotografie più realiste di Leonard Nilsson che sono scattate nel grembo di una donna e che ci rivelano una sorta di universo nel grembo di una donna, o le opere di Camille Leroux, o soprattutto forse la scultura della Venere di Jeff Koons, che è una sorta di grande pallone cromato che naturalmente si ispira alle Venere dell'età della pietra, ma la trasforma in una nuova miscela di seduzione e di tecnologia, oppure di nuovo queste tensione, questa combinazione di biologia e natura si ritrova espressa credo al meglio nell'opera realizzata appositamente da Pipino Pirist per la mostra, che è una proiezione sul soffitto di una delle sale e appunto ci racconta della combinazione tra maternità, madre terra e universo e tecnologia. La mostra si conclude, e in un certo senso non poteva essere altrimenti, con una piccola stanza che ci parla della perdita della madre, no? Dell'assenza della madre. In questa stanza sono raccolte foto di un'opera di Gillian Waring, che è un'opera piuttosto straordinaria, in cui l'artista indossa una maschera della propria madre, oppure Andy Warhol, rappresentato qui con due filmini in cui intervistava e filmava la propria madre. Warhol per tutta la vita ha avuto un rapporto molto intimo con la madre, tanto che la madre ha vissuto con la madre fino alla sua morte, la madre collaborava anche molto alle sue opere, e poi una piccola fotografia di Roland Barthes in braccio alla propria madre. Come noto, Roland Barthes scrive il suo libro forse più celebre, più straordinario, che è Camera Chiara, lo scrive alla morte della madre, lo scrive per raccontare di questa assenza, e in un certo senso scopre o ci rivela che in fondo la tecnologia della fotografia è la tecnologia della memoria e pertanto la tecnologia della fotografia è intimamente legata al ricordo delle persone che amiamo, in particolare
padre, naturalmente, della madre. Quindi mentre attraversate la mostra vedrete anche tante fotografie in bianco e nero, perché in un certo senso la fotografia è la tecnologia madre del Novecento, perché è la tecnologia della memoria e molto spesso è la memoria dei nostri cari catturiamo attraverso l'immagine fotografica. A proposito di fotografie, qui concludo, abbiamo un ciclo bellissimo di 40 fotografie di Nixon, Alex Nixon, che da 40 anni fotografa le immagini delle sorelle della moglie. Quindi si tratta di una carrellata di ritratti di quattro sorelle, delle sorelle Brown, e questa immagine di donne possenti e di donne sorelle, in un certo senso, è l'immagine con cui voglio concludere questa lunga presentazione, scusatemi, perché è un'immagine che in un certo senso racconta quello che la mostra vuole fare, cioè immaginare una storia dell'arte non solo come scontro di generazioni, no? Il modello della storia dell'arte sul quale è costruita tutta la storia del Novecento, e ancora prima, è quello appunto di uno scontro tra Edito e Laio, tra giovani che prendono il posto dei padri e gli scontri tra generazioni. Invece forse è tempo anche di immaginare la storia dell'arte e la storia come una storia di sorellanze, cioè non una storia di violenza, ma una storia di simpatie che si rincorrono attraverso gli anni, di affetti, di artisti che magari si riscopre una vicenda piuttosto che eliminarsi a vicenda. E di questo in un certo senso la mostra vuole anche parlare, cioè di una storiografia di sorelle piuttosto che di una storiografia di padri e figli in contrasto. E mi spiace che ho parlato troppo, concludo qui, non siamo collegati, non mi vedete voi o mi vedete voi? Sì, sì. Allora posso fare una sorpresa, vi faccio vedere Giacomo. No! Vediamo una scala. Passo io la parola alla dottoressa Boccaccio o il dottor Pirai, non lo fa? No, dottor Giorgio, lei resti collegato, ovviamente.